Ciao ragazzi, Qui è Mero Normal Comics. benvenuti in questo nuovo episodio di Carriera. Oggi ragazzi apriamo con una bomba perché arriva la Juventus con la cifra solida tra questi 32 milioni e mezzo. Noi però, dato che siamo pieni di soldi, andiamo a trattare e vediamo cosa dicono. Ma vai! Agnelli, che è? Li vuoi spendere 30 milioni per Rovella? Adesso abbiamo un calendario denso, in 10 giorni ci andiamo a giocare Sassuolo Udinese e Boavista. Ovviamente con questa Conference League siamo gasatissimi. Madonna, ti dico solo, guarda sto mese, tre, due di Conference e Mamma mia. tre bombe di campionato, vabbè. Ci arriveremo poi, oggi pensiamo al Sassuolo. Questa è la formazione ragazzi, si torna con una formazione molto molto classica, con Singo sulla destra che ci ha regalato tante belle gioie nello scorso episodio. Anzi, giocare al MyPay Stadium e contemporaneamente mangiare un biscotto equivale a vomitare. Esatto, cioè non si può, si fa girare lo stomaco, l'inquadratura. Aia. Tiro Mamma golazo. mia. Golazo di Frattesi. Mamma mia. Che gli vuoi dire? Sono stati bravi qui a fare una specie di schema, direi, perché il tiro qua era Sì. perfetto, si insacca in rete. Però ragazzi, niente, mo stiamo cazzeggiando, stiamo mangiando i biscotti, tutto bello, tutto divertente. Questa videocamera, ragazzi, Mi cioè, fa non si capisce vomitare, una sega, veramente. raga. Non si capisce niente, non si può. Cri non mi delude. Cri non mi delude. Cri non mi delude. Tiro! Rovellino! Cavolo! Rovellino! Uno pari. Vamonos! Questa è stata Niccolò. quasi fortuna, Niccolò, direi. sei importante per noi, Niccolò. Sei Rovella, se importantissimo qua mi per noi. sbaglia, ti accoltella. Che gran gol. Ti dico, ferma dei fratelli, Frattesi. No, no, Oh, come ok. l'ha presa? Mostro. Haps. No, si è No, no, addormentato. sei tu che ti addormenti e fai le stronzate. Colpa mia, colpa mia. Gol. Mi prendo la responsabilità, è un gol che abbiamo preso a causa mia questo. Non sapevo se passare o fare il filtrante o dribblare, e nel frattempo non ho fatto niente. Come? Cristian. Cristian, Vega. Ti sei fatto perdonare per quel brutto Signore e signori, errore! Las Vegas! Las Vegas! Basta con queste esultanze, ti scongiuro! L'1-2 di Vega! Ottimo ragazzi, ottimo, ancora un cambio azzeccato! Siamo pareggiati la partita. Non ci meritavamo di perdere quest'oggi, non con questa videocamera Mamma che mia, non ci fa ragazzi! capire niente! Mannaggia, che tortura giocare in questo stadio una volta l'anno! Gol Daniga! Pensi solo ai soldi, Soldi, soldi! soldi! No, allora, dai, lo rinnoviamo. Se vuole un po' più di soldi, non ci sono problemi. Anche perché credo ci sono anche un po' di contrattini in generale in scadenza. Eccoli qua, li potete ben vedere. Vabbè, a parte Koulibaly che se è in prestito, è ok. Haps va rinnovo, anzi, Haps lo rinnovo io ora subito. Vai, trattativa, cioè non me ne frega niente. Haps resta a Venezia. Ha chiesto di essere ceduto, attenzione. Ma, cioè, boh, vedi offerta. No, allora il prossimo lo vendo. Siamo al penso, ragazzi, con una formazione un po' inedita. Davanti Vega, Shomu e non c'è Simone. No, per dire, ho detto siamo al pezzo 6, al pezzo. Vai, vai, andiamo, andiamo, ragazzi. Metti queste Le robe. metto. Le devi mettere. Sì, perché FIFA non lo prendi in automatico, dobbiamo farlo ogni volta. Golda. Niga! Vega, sto a seguire Vega, 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 Vega! Ma Tira! ero già dato per risultare, No! Già mannaggia. è rialzato e è andato via. Già ero alzato, È raga! fuori gioco, se la passa. Ok. Già me ero. Oh, sta degli miei talento. No, ho sbagliato. Vabbè. Shomurodo. Oddio! Guarda, quando l'ho visto fuori l'avrei fatto anch'io, hai fatto bene. Il pubblico è in delirio, penso. Guarda, è uscito proprio male, È vedi? uscito quel. Stava ritornando, però ormai era fatta. Ormai la cazzata l'aveva Mamma mia. fatta. Ormai c'era Shomu è forte, Shomu è cascato. veramente Ormai forte. c'era cascato. Mamma mia, Pensavo uscisse mamma alta, mia. invece. Mamma, che Solo golazzo. applausi per Shomu. Eldor Ma chi Shomurodov. sei? Quello che i gol banali proprio non li vuole No, fare. niente, zero. Nei gol, nei passaggi banali. Vai, vai, vai. Vai. E che vai? Stanno giocando, Oh, stai giocando. vediamo. È iniziato, battono loro. Tranquillo, non fa niente. Però siamo solo 1-0.
Brava. Ho preso il joystick. Sì. Ma l'ho preso, fra. Oh. L'ho preso il joystick. Ora l'hai preso. Dai, bro, scusa. Non si può controllare l'interno di difesa, soprattutto se c'hai tu l'altra metà. Scusami, scusami. Vabbè, no, ragazzi, gli chiedo scusa. Però pure tu hai fatto una boiata prima. Quindi, come te, mi farò perdonare, ok? Ok. Ai limiti del rigore, mamma mia. Ai limiti, oltre i limiti, secondo me. Ah! Mamma mia, ragazzi, abbiamo una bordata assurda. La statuetta, Samir, mannaggia la miseria. Tutto da quel gol che ho preso, che abbiamo preso un po' come polli, perché io non c'avevo il joystick. Però qui, ragazzi, ci hanno bucato. Non ci possiamo distrarre un attimo. Josef, 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 Josef. No, no. È arrivato l'ultima porta, se n'è andato. Ripassa, lo sa qualcun altro, fida la sua occasione. No! Porca t***a. No, veramente. Scioccante. Cioè, no, bel dreaming, però. E niente, ragazzi. Ne prendiamo la difesa in una partita che si poteva facilmente vincere, forse si fosse dominato un po' meglio. Madonna, raga. Andiamo alla prossima di Europa League, speriamo in meglio. Ragazzi, avvio di campionato sicuramente complicato, però non voglio subito trarre delle conclusioni catastrofiche. Non dobbiamo essere troppo allarmati sin da subito, vediamo che ci sono squadre che stanno facendo anche peggio di noi, c'è il Milan ancora più dietro. Andiamo alla Lazio, ragazzi, quasi in zona di retrocessione, quindi è la Salernitana fuori. La Salernitana fuori, grandi Salernitana. È la prima volta, penso, una storia. Comunque anche la Roma, ragazzi, che l'anno scorso è arrivata tra le prime 4 e ora sta così bassa, quindi serve però sicuramente qualcosa in più per arrivare tra le prime 6, non basta essere così approssimativi. Intanto però noi ricordiamoci che dobbiamo portare un po' la testa in Serie A, un po' la testa in Europa. Col Boavista in casa loro, prima trasferta di Conference League. Guarda le maglie! Guarda le maglie! Come pretendete che giochiamo uguale? Guarda le maglie! Yeah! Eccoci qui, raga, confermarci come la capolista e come la squadra da battere di questo girone. Dobbiamo vincere col Boavista per dimostrare questo e anche per rispondere ai dubbi che ci stanno venendo in campionato, dove abbiamo veramente tante difficoltà. La Z vince col caso in Pasa, quindi diciamo che si va a delineare quella situazione per cui io credo che alla fine ce la giocheremo noi, Boavista e AZ, perché il caso in Pasa perde col Boavista, perde con la Z ha perso con noi, quindi per idea direi che queste sono le gerarchie. Col Boavista, ragazzi, partita complicata, sì, è una squadra forte che soprattutto non è facile per niente da bucare, perché davanti non sono per niente pericolosi, però dietro non si passa. Vediamo se siamo più fortunati con Cristian come. Busio. Busio, non perdere tempo, ti vengo a coltellare. Martinez. È regolare. Josef. Il suo golasso. No! Porca miseria, dai, un po' di concentrazione. E ci ho provato, però il tira a giro. È buono. Provaci! Dentro! Di merda! Che brutto gol, ragazzi. Ragazzi, succede anche questo nel calcio. Succede anche questo. Basta, la devi smettere. Mi rifiuto. Guarda che bel gol. Mi rifiuto. Io sono entrato di nuovo al fuorigioco. Comunque, torna anche il tiro nelle stelle. Sì. Del nostro Josef. Josef, media di un gol a partita. Non scappi da Josef. Non ci scappi. Busio a giro. L'idea era buona. Io avevo pure spostato un difensore facendo mezzo fallo. L'idea era veramente ottima. Qui ci va a pressare. Che questi ci vanno. Non si sa. Non si sa. Porca miseria. Ma che fa, Boavi? E il Boavi, ma che sta a fa? Madonna! Attenti, Andanovic! Mamma mia! Chi se non lui a portare la fascia da capitano in questa squadra? Che senza di lui sarebbe persa Gianluca Busio in ripartenza. Gianluca Busio, Rovella se la porta avanti. Rovellino. Il tempo non è ancora scaduto. No! Nianzu, che hai combinato! Nianzu! Di là, chiudi, non fare fallo, no, oh! No! Tiro, oh! via, no! Madre! Ha
Ivanovic che ci stava per prendere il gol all'ultimo con la traversa, un sembosso di Davirgo, l'altra parata laser del 6. Raga, che bella puntata. In Serie A veramente abbiamo preso schiaffi e abbiamo giocato un po' sottotono. Il problema dell'Europa è questo. Cioè ti distrae, ti leva energie non solo a livello proprio dei calciatori, ma anche la tua concentrazione, perché poi alla fine tu ti devi concentrare su una competizione. Ovviamente noi, raga, lo facciamo sulla Conference. Siamo 90 comunque. 90 di overall come allenatori, mamma mia. Molto bene. Però questa decima posizione a me non piace per niente. E ragazzi, nel prossimo episodio assolutamente miglioriamo questa classifica, anche perché abbiamo un mese di ottobre che mi sembra abbastanza soft. Oddio, tutte le squadre comunque abbastanza buone, perché lei il Torino ci fa sempre male, non si sa perché. Pure il Bologna e pure lo Spezia. Sono tutte squadre che nelle scorse stagioni, lo sapete, ci hanno fatto male. Però dobbiamo per forza recuperare dei punti, perché non ha senso poi giocare bene in un conference, magari rischiamo di non vincerla e poi arriviamo magari ottavi e non ci qualifichiamo. Quindi dobbiamo stare attenti alle priorità. Questa è una cosa molto importante. Allora, anche Bucio convocato agli Stati Uniti. Prima chiamata degli Stati Uniti per Gianluca Bucio. Ormai, ragazzi, 76. Ha 20 anni o 21? 21. Se la merita tutta una chiamata alla nazionale, raga. Decisamente. Sì. Andiamo prima con il resoconto. Niente, no, non li fa 16 anni questo. Non li fa. Quando li fa, ragazzi, io penso che o Singo o De Sciò hanno via, perché questo deve giocare. Cioè, raga, deve giocare. Va giocato titolare tutti i giorni, raga. Il problema di questo ragazzo è che non è rapido, non ha molta rapidità, che dovrà migliorare molto. Però, mamma mia. Poi, tra l'altro, 15 c'è anni. Però FIFA, che poi fa il gioco coi piedi, ti fa il terzino destro mancino. Io come cazzo lo metto a destra? Come ce lo metto? Allora, posso fare il cambio a sinistra. Bisognerebbe vedere quanto ci mette. Vediamo se. Vediamo quanto ci mette a fare il terzino sinistro. Ah, poco. Due settimane. Cavolo, è giovane, estremamente giovane. Può fare quello che vuole. Inizierei già da ora a farlo terzino sinistro. Cioè, può fare anche il centrocampista centrale, se vogliamo. Volendo, ma io lo terrei come terzino sinistro. Madò, 2 milioni! Santo cielo! Rafael Sousa! Che ruolo è? Mi sa che è arretrato. Prendiamo. 2 milioni! 16 anni, convocabile da ora. Wow. Ingaggia. Vediamo quanto avrà di overall. Rifiuta. 1 milione e 6. Tira una bella. Come non abbiamo budget? Che cacchio mi stai dicendo? Pure questi due sono buoni. Non abbiamo più un euro. Aspetta, che pure questi due sono buoni. Andiamo a cambiare il budget. Prima voglio vedere come si chiama Sousa, abbiamo visto. Terzino destro. Dove sta? 63-16 anni. Questo è già convocabile. Questo è già convocabile pure. Mamma mia. E mi sa che lo prendiamo. Che bomba. Iniziamo a mettere le squadre. Direzione centrale. No, voglio un attimo cambiare il budget per prendermi pure gli altri due e vedere come sono. Dennis Silva 1,6 milioni, c'ha un annetto in più, però questo potrebbe essere interessante. Eppure Dennis Fernandez quasi 1 milione, lui magari da valutare. Raga, in Brasile pure i talenti si trovano, Sousa, poi abbiamo detto Silva 65. Ha 17 un potenziale anni. Minimo un po' bassino, quindi da valutare. Ovviamente le 5-6 le skill in Brasile non possono non dartele. Vabbè, certo. E poi l'altro Fernandez 61, raga, si trovano un sacco di talenti buoni in Brasile. Sì. Sousa subito prima squadra, piano di crescita, lui penso, anzi vediamo qualche altro. Sì, è mancino. Pure lui è mancino. Cristo. Ma non ce la fate a fare un terzo? Ma ce la fate! Ma perché? E mo se la giocano. Però, cioè, vabbè. C'è poca sfida. Poli resta comunque. Sì, certo. E ora dovremmo scegliere chi far diventare. Cioè, non possiamo fare 18 terzini sinistri con Aps che ci gioca a titolare. Ci sono da fare un sacco di ragionamenti. Convocando giocatori giovani si aumenta l'overall, in bello. Quanto credo che stiamo pure facendo qualche obiettivo di primavera, forse. Di chiamare in prima squadra tre giocatori giovani, tipo sì. Ragazzi, uno per ogni ruolo. Diteci voi qua sotto nei commenti magari come dovremmo gestire questi giovani della primavera, che cambio di ruolo dovremmo fare, come dovremmo gestire in generale. Lasciate tanti mi piace qui sotto. Iscrivetevi se ancora l'avete fatto. E ci vediamo nel prossimo video. Bella!